Un saluto a tutti amici del web e bentornati sul mio canale. Io sono Dato Bax ed in questo video parleremo di PlayStation Portal. Fin da quando è stato annunciato questo dispositivo che ci sono delle critiche ancora prima che questo dispositivo esca. E la domanda che si pone alla maggior parte del pubblico è una ed è molto semplice ed è la domanda alla quale proveremo a rispondere in questo video ed è: a che cosa serve PlayStation Portal? Nella seconda sezione invece opererò delle critiche, perché rispetto alle potenzialità che poteva avere questo PlayStation Portal, una volta toccato con mano, mi rendo conto che ha delle criticità abbastanza, insomma, importanti, e le vedremo nella seconda sezione del video. E nella terza sezione del video andrò a rispondere invece a tutti coloro che avrebbero preferito che questa PlayStation Portal fosse una PlayStation Portable, cioè una portatile di Sony, mentre invece, ovviamente, qualora non lo sappiate, PlayStation Portal, come potete vedere, si attacca alla PlayStation 5. Per chi non lo sapesse, PlayStation Portal è un dispositivo di riproduzione remota della PS5, il che significa che si attacca via internet alla vostra PlayStation 5 e permette di controllarla appunto in remoto. Quello che vedete sullo schermo è l'immagine che viene mandata dall'HDMI della PlayStation 5, quello che vedete qui è chiaramente quell'immagine streamata tramite internet. E non devono essere attaccati allo stesso wifi necessariamente, ma possono essere attaccati anche a wifi differenti. Per capirci, io, se vado a Londra e mi porto PlayStation Portal, posso giocare da Londra connesso ad internet alla mia PS5 che è a casa. Quindi ci potete giocare in hotel se fate un viaggio, alla vostra casa al mare. Uno studente fuori sede può lasciare la PlayStation 5 a casa dei suoi genitori e quando va appunto nella città dove studia si può portare PlayStation Portal. E dato che questa funzionalità la reputo particolarmente interessante, vi voglio dare proprio una dimostrazione di come funziona. Vi lascio una clip che ho registrato qualche ora fa in cui mi connetto alla PlayStation 5 di Chroma, il quale chiaramente si è connesso con la sua PlayStation 5 con il mio account. Vi lascio la clip. Ehi zii, mi senti? Ok, sei ufficialmente nel video su PlayStation Portal. Allora, come ti annunciavo prima, sono andato a dare il mio account chiaramente a Chroma e in questo momento vi faccio vedere su PlayStation Portal c'è l'accesso, posso selezionare una PlayStation 5, vi faccio vedere, quindi posso selezionare o la mia PS5 o quella di Chroma. Ora seleziono la tua, zii, e ok, vedete, sta facendo questa cosa, vuol dire che la sta cercando. Si è connesso? Si muove? Io non sto muovendo, ho la mano. Aspetta, il microfono è lontano, spero che un minimo si vede. Io muovo qua. Si muove da te e si muove sul cellulare. Che cavolo è? PRPG, anzi. Io questo lo metto nel video, zio, ma che cos'è VR Pigeon? No, raga, guardate! È un gioco per VR in cui ti manda la testa avanti e indietro e fa il piccio. Ma che gioco è? Vabbè, allora, ora facciamo questa cosa qua. Io ora, tipo proprio tipo i maghi della televisione, stacco la mia PS5. Perché magari qualcuno nei commenti scrive, però non è vero, è la tua PS5, quindi io la stacco. Quindi PlayStation 5 staccata, PlayStation 5 qua, e utilizziamo PlayStation Portal e vedete, tu zio non lo puoi vedere, chiaramente lo vedi nel video, si continua a muovere perché chiaramente è la PlayStation 5 di Chroma con il mio account. Ok? E niente zio, che ti lascio salutare il pubblico, insomma. Vai. Un saluto pantelliano, vabbè. A presto, zii, ciao, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Dunque, rispondendo alla prima domanda, a che cosa serve PlayStation Portal? Ebbene, serve a rendere la propria PlayStation 5 portatile. E non portatile semplicemente perché te la puoi portare a letto o al gabinetto,
anche, non si rivolge solamente alle persone che magari condividono il loro schermo con più persone della famiglia e dunque quando il televisore è occupato magari vogliono giocare su un altro schermo, anche, ma non solo, si adatta anche a tutte quelle persone che vogliono giocare ai giochi PlayStation 5 in mobilità, in altre parti d'Italia e del mondo, ovviamente in parti in cui è disponibile una connessione di internet. In questa seconda sezione voglio parlarvi dei limiti che ha PlayStation Portal. Ebbene, io credo che il più grande limite di PlayStation Portal, che poi sia la caratteristica che sarebbe andata a fare la differenza, è il fatto che non supporta il cloud. Mi spiego meglio. Come abbiamo visto, PlayStation Portal è una periferica che si attacca alla vostra PlayStation 5 via internet. Sarebbe stato molto interessante per me e per tutti i possessori di PlayStation Plus Premium, che ha la possibilità di giocare sul cloud, sarebbe stato interessante che i videogiochi venissero streamati direttamente qui. Ebbene, non solo non c'è la possibilità di utilizzare il cloud su una periferica, voglio dire, che si connette ad internet, che si basa sullo streaming, ma non è possibile neanche utilizzare PlayStation Plus Premium con il doppio streaming, cioè giocare con l'immagine che arriva a PS5 e che a sua volta la streama qui. Cioè proprio non è possibile utilizzare le caratteristiche di PlayStation Plus Premium su PlayStation Portal, che la rende, secondo me, un limite grande, veramente grande. L'assenza del cloud la reputo una gran bella assenza, soprattutto se contiamo che tutti i passaggi che sta facendo Sony con PlayStation Plus è per rincorrere Game Pass, che il cloud invece lo presenta. Ma non è solo questo. Come detto, PlayStation Portal si basa su una connessione ad internet. E questo che cosa implica? Che se avete una casa molto grande e il vostro router si trova in una stanza magari parecchio distante da dove volete giocare, chiaramente l'input lag si sente, come si perde magari giustamente la connessione. Questo è un problema tangibile, cioè quando c'è internet il dispositivo funziona, ma dunque dipende dalla dimensione della casa, dalla posizione del modem, e dunque una serie di problematiche che il dispositivo, basandosi su internet, purtroppo palesa. Ma arriviamo alla terza sezione di questo video, e cioè: per quale motivazione Sony, anziché una PlayStation Portal, non ha realizzato una PlayStation Portable, cioè una console a tutti gli effetti? L'ultima console portatile di Sony, PlayStation Vita, non è stata proprio un grandissimo successo, perché non importa la potenza di una console, importano i videogiochi che ci girano. E nel momento in cui Sony avesse voluto rilasciare una PlayStation Portable, quindi una PSP 2, una PlayStation Vita 2, chiamatela voi come volete, avrebbe dovuto dirottare dei soldi, del budget importante per realizzare dei videogiochi in esclusiva per questa console portatile. Perché dall'altra parte c'è una concorrenza fortissima, che è Nintendo Switch. Ora, capite bene che Nintendo Switch è andata talmente avanti e Sony viene da un'esperienza così negativa di PlayStation Vita che ha molto più senso per Sony concentrarsi su PlayStation 5 e rendere PlayStation 5 la regina delle console fisse, molto più che rilasciare una portatile e rincorrere Switch. In secondo luogo, voglio rispondere a coloro che dicono: vabbè, potevano fare una PlayStation 5 Portable. Cioè, immaginiamo che su PlayStation Portal potesse girare Spider-Man 2 non in streaming, ma girava direttamente sul tablettino. Ebbene, era possibile? Assolutamente sì. Però qualche tempo fa su questo canale ho recensito Rogue Ally, che era un signor PC portatile, ma costa 800 euro però. Sony avrebbe potuto fare qualcosa del genere? Assolutamente sì. Ma quanti utenti PlayStation poi sarebbero stati disposti a spendere 800 euro per una PlayStation 5 Portable? Io già me li immagino i commenti delle persone che dicono: la Portable costa di più della PS5 fissa. Ma dunque, che cosa ne penso di PlayStation Portal? Qual è il voto che vado ad assegnare? Dunque, il mio voto a PlayStation Portal è la sufficienza. Questo perché? Per la qualità dei materiali, per il servizio che offre, per le utilità. Comunque si può definire un prodotto sufficiente.
ma in generale non fa null'altro per elevarsi al di sopra del prodotto sufficiente. E voi che cosa ne pensate di PlayStation Portal? La comprerete? Vi piace? Non vi piace? Avreste preferito una portatile? Fatemelo sapere in un commento qua sotto. Alla prossima, ragazzi. Ciao!